28.763 beneficiari su 791.000 hanno trovato un impiego. Il reddito di cittadinanza si è rivelato un vero e proprio fallimento. È riuscito a raggiungere i suoi obiettivi? Tra fautori e avversori, quello che è certo è che sono 28.763 le persone che hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza. Nulla in confronto agli oltre 2,3 milioni di beneficiari e circa un terzo, 791.351, è tenuto al patto per il lavoro. Il dato è stato diffuso dall'ANPAL, Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e conferma che vi è un trend positivo nelle assunzioni. Nell'ultimo mese, rivela l'agenzia, si è registrata un'accelerazione del più 63,6% rispetto alla rilevazione del 21 ottobre. Scopriamo in questa guida di Letto Quotidiano tutti i dettagli. Reddito di cittadinanza. Profilo di chi ha trovato lavoro. Dei 28.763 beneficiari che hanno trovato lavoro, il 67,2% è stato assunto con contratto a tempo determinato, il 18% a tempo indeterminato, il 3,8% in apprendistato. Differenziando il dato per età e per sesso, il 67,9% ha un'età inferiore ai 45 anni. Il 58,6% sono uomini e il 41,4% sono donne. Sono oltre 420.000 i beneficiari convocati dai centri per l'impiego. Reddito di cittadinanza fase 2. Cosa cambierà da gennaio 2020? Per quanto concerne la fase 2 del reddito di cittadinanza, le convocazioni sono cominciate a settembre. Entro il mese di gennaio partirà anche la misura di politica attiva dell'assegno di ricollocazione. È necessario ricordare che l'ISEE 2019 scadrà il 31 dicembre, pertanto, coloro che vogliono continuare a percepire il reddito di cittadinanza dovranno richiedere dal 1 gennaio 2020 un nuovo ISEE, pena la sospensione del sussidio. Reddito di cittadinanza. ISEE precompilata dal 1 gennaio 2020. Dal 1 gennaio 2020 debutterà l'ISEE precompilata, che eviterà agli istanti di dover inserire i dati anagrafici, reddituali e quelli riguardanti gli immobili. Nonostante il debutto dell'ISEE precompilata, è bene raccogliere una serie di documenti necessari al